Ciao a tutti, io sono Bruno Van Zan, qualcuno mi conoscerà già, altri no, io faccio il flair bartender nella vita, conduco due programmi in TV, uno e Cocktail House in tutti i giorni su Sky 1, e questo è un tour itinerante che io ho creato che si chiama Emergenza Aperitivo, che tocca a tutte le regioni d'Italia per divulgare delle serate di divertimento, del bere di qualità, e stasera ha un obiettivo ancora un po' più importante, quello di essere a sostegno e quello di essere, diciamo, molto sensibili, e a me emoziona anche parlarne, di una causa come quella che tutte queste mamme portano avanti, che è quella di stare a fianco ai ragazzi che magari non sono fortunati come me e che hanno la possibilità, diciamo, di insegnarci tantissime cose. Ecco, sì, noi siamo un gruppo di mamme, come ha detto Bruno, che partecipa attivamente nella vita sociale dei propri figli e vuole che questi ragazzi abbiano un'opportunità di conoscere anche il mondo della notte. Questo fa parte anche del gioco, insomma. Noi abbiamo creato e ideato insieme ad altre mamme un parco gioco, un parco per tutti, che nascerà a Mazara, perché crediamo che il gioco sia la prima base per un'aggregazione, per una condivisione di tutta la città. E io ringrazio loro insieme anche a Pietro Giacalone, che è stato entusiasta e ha accolto con grande entusiasmo questa iniziativa, perché ha voluto partecipare, visto che anche lui, come un ragazzo, io non lo sono più tanto ragazza, però lui ha voluto che anche i ragazzi partecipassero in questa campagna di sensibilizzazione, perché tutti hanno il diritto a giocare e noi ci siamo per questo. Grazie Pietro, grazie Bruno per la partecipazione. Adesso do il microfono a Pietro. Volevo solo ringraziare io Bruno per essere qui questa sera, per tutti i ragazzi miei clienti, e noi facciamo sempre con piacere quello che stiamo facendo oggi e che sempre faremo, quindi volevo ringraziare io voi e non voi a me, grazie. Beh, dai, concludo io dicendo che tutti noi dovremmo essere un po' più sensibili, diciamo, alle cause, no? Che poi a volte non tocchiamo personalmente con mano, sempre impegnati, diciamo, e presi da mille pensieri e problemi che la vita normale ci mette davanti, no? Però fondamentalmente dobbiamo sempre ricordarci che il denaro, tutte le cose belle, la fama e tutto quanto possono essere usate anche per aiutare le persone che magari non sono fortunate come noi e che magari hanno bisogno anche un po' del nostro aiuto. Quindi noi insieme, tutti insieme questa sera, cercheremo anche, parlando di alcol, che non è un tema sempre facile, di devolvere anche un piccolo contributo a quella che è la causa. Io faccio un grande bocca al lupo a tutti i ragazzi, soprattutto perché i protagonisti non siamo noi, ma sono i ragazzi che poi stanno qua davanti, che forse dopo vedete, e quindi i protagonisti veri sono loro. Ok, ringrazio dunque tutti voi, tutti i partecipanti, Bruno, Pietro, ringrazio chi parteciperà appunto a questa campagna di sensibilizzazione, per dare un contributo a far nascere questo parco giochi, un parco per tutti. Dunque, a nome dell'Associazione Abilmente Uniti, grazie, e vi do un piccolo omaggio, che è la maglietta dell'Associazione Abilmente Uniti, così magari porterai un po' della nostra Sicilia a Milano, ecco. Grazie.